Sono qui per parlarne con noi l'onorevole Chiara Gadda, della Commissione Ambiente, relatrice della legge contro lo spreco alimentare, Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, il consorzio per il recupero e il riciclo, non soltanto, cioè di varie cose in realtà, e Giancarlo De Ida, che è il vicepresidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. E entriamo subito nel merito. Carlo Montalbetti, siamo qui per promuovere una consuetudine che in Italia è ancora poco consueta, ma che invece dovrebbe sempre di più fare parte delle nostre abitudini. Quale abitudine? Beh, l'abitudine di un gesto semplicissimo: quando al ristorante non terminiamo un piatto che ci è piaciuto o non terminiamo la bottiglia di vino, non dobbiamo avere nessun timore nel chiedere di farcela confezionare per portarla a casa e quindi consumarla. È una cosa semplicissima, come è semplicissimo fare la raccolta differenziata: basta distinguere i materiali e metterli nel contenitore giusto. Bisogna fare quel piccolo gesto, ed è il motivo per il quale noi ci siamo mossi quando è arrivata Expo, perché l'idea parte con Expo, quando Milano, come è noto, è diventata un grande palcoscenico dove si è parlato di educazione alimentare, di cibo e di lotta allo spreco alimentare. Il doggy bag si inserisce dentro questa parte. Abbiamo quindi, con De Lucchi e Kerbacher, dato vita a un gruppo di lavoro per fare in modo che questo contenitore, sia per i cibi solidi sia per le bottiglie, fosse anche accattivante, simpatico, perché capita spesso, le volte in cui si chiede qualcosa, che in effetti viene confezionato alla belle fuori meglio, col cartoccino, ma anche il sacchetto di plastica. Quindi si è cercato di trovare, attraverso questo team di illustratori e di packaging designer, di fare qualcosa di accattivante, cioè che rendesse anche l'asporto un momento gradevole e non qualcosa che trafughiamo per andare a casa senza farci vedere dagli altri. E i dati, tra le altre cose, sono molto interessanti. In due battute, noi con Slow Food abbiamo coperto 50 ristoranti tra Milano, la Lombardia, Roma, poi se ne sono aggiunti altri, tra cui cito la città di Varese, e alla fine sono oltre 200 i ristoranti che sperimentalmente hanno utilizzato questi contenitori. Cioè, diciamolo bene, ci sono, perché se c'è qualcuno magari dei colleghi, dei giornali, così c'è un numero da dire. Vuol dire che ci sono 200 ristoranti in Italia che queste cose qui le usano già? Certo, non solo che le usano, in molti casi le hanno anche esaurite. Perché? Perché la domanda, a fronte della disponibilità, tra le altre cose, di oggetti, come dicevo prima, più gradevoli, è diventata quasi naturale. È ovvio, e qui viene il secondo passaggio fondamentale, che vi sia una forte consapevolezza da parte del ristoratore e una informazione adeguata al consumatore che entra nel locale, cioè che sa che in quel locale ha questo tipo di servizio, ed è un servizio che evidentemente facilita la richiesta, e io credo che possa facilitare anche il consumo, perché c'è una qualche ritrosia quando si è in una coppia a ordinare una bottiglia di un certo valore, perché si sa che o la si consuma o si deve lasciare lì. Con la possibilità di portarla a casa, uno può tranquillamente chiedere di confezionarla e portarla via, lo stesso, certo, per i cibi solidi. Tutti i sondaggi che abbiamo fatto ci dimostrano che vi è questa disponibilità, manca, diciamo così, il passaggio industriale. Ed ecco il perché noi abbiamo, con la FIPE, ragionato sull'opportunità di un'iniziativa che coinvolga l'intera platea della ristorazione, perché sia informata e abbia anche la possibilità, volendo, di accedere a questo tipo di servizio e comunque di mettersi nelle condizioni di soddisfare quella che è una domanda che sta crescendo nei consumatori e che, il segnale, ho finito, è dato dalle guide gastronomiche. Comincia con il golosario, che so la prossima settimana o quella dopo verrà presentato, che per la prima volta in Italia metterà accanto ad ogni trattoria e ristorante anche un simbolo, perché il consumatore, nel momento che sceglie quella località, la sceglie anche perché sa che c'è quel servizio. E questo risultato è stato eccellente nell'ultima manifestazione del Salone del Gusto a Torino, quando in un'app fatta da Slow Food tutti i ristoranti che offrivano questo servizio erano segnalati. Quindi credo che siamo di fronte ad un'opportunità importante.
Tra l'altro mi viene da dire che anche guardando questi contenitori, siccome spesso capita che le occasioni in cui hai qualcosa che vai al ristorante e ti resta nel piatto sono spesso quando ci vai con dei bambini, che magari ordini una cosa, resta lì. Quindi anche questa cosa qui magari è simpatica, mi viene da dire per esperienza personale. Allora, una battuta rapidissima. Abbiamo avuto dei ristoratori, lo dico per esperienza diretta, che alla domanda, per cortesia, allora mi può dare il contenitore che mi porto a casa, è arrivato con un contenitore un po' più sciatto e segnalandogli che però era questo che voleva, no, questo è da esposizione, lo mettiamo lì perché è bello, non sto scherzando, che l'ho provato io personalmente, cui questo per dire che ci vuole un'opera di educazione, anche per dire che è molto importante la qualità del prodotto, perché questo aiuta moltissimo poi nel fare la scelta. A proposito di, e vado a passare la parola a Deida, e riparto dall'Expo, lo dico per chi magari non se lo ricorda, io l'ho seguito come Corriere della Sera, l'Expo è stata una chiave di volta anche nella raccolta differenziata, è stata la prima volta in cui a Milano alla fine dell'Expo si è arrivati all'80%, 80% non è poco, dei rifiuti recuperati e riciclati con la raccolta differenziata. Da allora quell'abitudine non è andata persa. Che vuol dire, come diceva, faccio una citazione colta, lo dicevano i filosofi dell'antica Grecia, che il vizio è più contagioso, la virtù è più contagiosa del vizio, ma bisogna farla conoscere. Allora chiedo al vicepresidente della Federazione dei Ristoratori, dei Pubblici Esercizi, eccetera, eccetera, questa cosa, cioè faccio una domanda magari un po' così. È conveniente o è sconveniente, dico, per i ristoratori, che magari anche loro ci devono mettere del loro per insegnare ai clienti, no guarda, questa roba non la recupero, te la do a casa, conviene, non conviene? Non solo è conveniente, ma è un'opportunità. Noi dopo la fase iniziale in cui si è immaginato un percorso da fare insieme, abbiamo testato in federazione in molti territori. Quali momenti sono normalmente che si può continuare il piacere del pasto che ha avuto il ristorante portando a casa qualcosa? Quindi è un'occasione per il ristoratore per continuare quel momento di piacere, questo è l'elemento più importante. E più questo tipo di confezione, ecco, io farei anche un salto, non l'abbiamo analizzato, perché chiamarlo doggy bag? Anche cominciare a parlare di family bag, cioè un nome diverso più accattivante. Vedo che qualche modo acconsente, visto che questa idea nasce anche dopo il grosso sforzo che è arrivato con la sua legge, no? Quindi allora immaginare che si vada normalmente al ristorante, il ristoratore sta già facendo di suo nel non sprecare, cioè non dimentichiamoci che spesso e volentieri, e i dati lo dicono, si va sempre più a consumare un pasto fuori casa. E il lavoro della ristorazione italiana, della federazione, è quello di insegnare ai ristoratori a non sprecare dall'inizio della filiera, cioè a comprare. È cambiato il modo di fare la spesa, esatto, anche per voi. Che poi a rivedere non è cambiato molto. Era il modo di fare la spesa della famiglia italiana negli anni 50. Vai sotto casa, compra quello che serve quel giorno, non ipotecare quello che dovrai a mangiare fra una settimana, e quindi spreca meno. Ecco, il ristoratore dopo la grande crisi del 2008 ha dovuto imparare a fare questo, continuare a far divertire il cliente, quindi fare innovazione sul prodotto, ma il nostro prodotto in questo caso non è soltanto quello di consumare il pasto, quello di fare la cucina creativa, la molta cucina di territorio, ma se è possibile quella di continuare, se dovesse restare qualcosa nel piatto. Qualche volta si dice che noi lo sappiamo, qualche volta approfittiamo, l'occhio è più grande della pancia, ordini troppe pietanze, il bambino non sa cosa ordinare, certo. Perché pochi in Italia ordinano il menù per i bambini e ordinano le pietanze per gli adulti e quindi capita che resta. Ecco, confezioni di questo tipo accattivanti, la ricerca che fa la ristorazione di individuare quei prodotti che sono più facilmente conservabili, quei prodotti che si possono stoccare meglio, il ciclo produttivo utilizzando tecnologie che sono presenti molto in questa fiera, che è dal sottovuoto a altri processi produttivi, in cui la soglia quindi dello spreco
i momenti difficili come questo sono un atto doveroso per un'azienda che è in grado di produrre qualità. Certo. Chiedo all'onorevole Gadda questo, domanda facile, nella mia esperienza al Corriere della Sera avevamo, adesso non ce l'abbiamo più, una mensa che quando c'era la mensa era molto bella, anche c'era la cucina eccetera, e avevamo sempre sollevato il problema di come mai non è possibile tutte le cose che avanzano ogni giorno darle a qualche istituzione, a qualcuno, e ci avevano sempre risposto: non si può perché ci sono delle ragioni di genere, le ragioni di questa cosa da un punto di vista dei regolamenti comporta delle difficoltà, oppure è una cosa che si può fare senza problemi? Cioè non è che bisogna fare un corso, una 626 del la doggy 626, bag? La 626 della doggy bag? Ci manca solo quella. Mi sentirei di dire no, possiamo anche farne a meno. Meno male. Però è proprio questo il senso. Certe volte mi chiedono, ma serviva proprio una legge sullo spreco alimentare? Sì, serviva. Perché in realtà il recupero delle eccedenze per solidarietà sociale nel nostro paese, a differenza che negli altri paesi europei, è una realtà da 30 anni e in alcune zone del paese da decenni. La Lombardia da questo punto di vista è all'avanguardia, addirittura ci sono esperienze ancora prima della nascita della Repubblica, quindi fa parte del nostro DNA. La legge a cosa serve? Serve per definire in modo ben chiaro le responsabilità, chi può fare che cosa e con che responsabilità. E soprattutto oggi nessuno può dire non si possono recuperare le eccedenze, eventualmente potrà dire non ho voglia di farlo per diverse ragioni, però la legge prova a semplificare il quadro normativo che era assolutamente complesso, perché è vero, quando si ha a che fare col cibo e soprattutto con una diffusione molto ampia del cibo nell'intera filiera agroalimentare, abbiamo a che fare con norme di tipo fiscale, con norme legate alla responsabilità civile, quando si ferma la responsabilità di chi dona e quando inizia la responsabilità di chi riceve, e il rispetto delle corrette prassi igienico-sanitarie, che su questo tema non sono irrilevanti. Perché io lo dico sempre ad ogni iniziativa, quando si parla di recupero del cibo per solidarietà sociale, dobbiamo sempre ricordarci qual è la finalità di questo recupero. Le associazioni di volontariato che sono impegnate su questo tema non sono dei distributori di cibo, vanno a rispondere a un bisogno preciso sociale, e quindi la dignità della persona è garantita anche dalle corrette modalità, le stesse modalità, le stesse prassi igienico-sanitarie che sono chieste poi anche a chi svolge questo come attività di impresa, in un ristorante, in una mensa scolastica, in un'attività di impresa, e quindi chiaramente con difficoltà diverse. Però la legge nasce proprio per questo obiettivo, per semplificare dal punto di vista burocratico e agevolare fiscalmente. Questa non è una legge di tipo sanzionatorio e impositivo, proprio perché abbiamo voluto riconoscere il nostro DNA, queste buone pratiche che nel nostro paese esistevano già, dovevano essere agevolate dal punto di vista della burocrazia. Questa pratica ha delle agevolazioni fiscali anche? Allora, il tema della doggy bag è una cosa diversa. Io credo che l'impegno di chi fa ristorazione possa essere osservato da due punti di vista. Quando si generano eccedenze, soprattutto pensiamo a grandi ristorazioni oppure al grandissimo settore del catering, del banqueting, si generano eccedenze. Il punto è capire queste eccedenze che non vengono somministrate come possono essere redistribuite. Quindi un prodotto che perde il suo valore commerciale, capita nella grande distribuzione, capita nel commercio e capita a maggior ragione nella ristorazione, come può avere una nuova vita, come può avere un valore? Perché il cibo non ha soltanto un valore commerciale. Un cibo ha un valore che è legato alla cultura di un territorio, al lavoro della persona che l'ha realizzato e soprattutto anche la finalità sociale che può avere. La doggy bag o questo contenitore, magari lanciamo anche una proposta attraverso i vostri ristoranti per capire se possiamo magari trovare anche un nome in italiano, capire, visto che il tema del cibo è un tema nostro, capire come rendere più facile anche l'utilizzo di questo prodotto. L'imballaggio, perché questo lo è, ha un ruolo molto importante nella legge. Quando si parla di cibo ci sono due variabili che non sono indipendenti, il tempo e le modalità di conservazione. E questo vale sia per il consumo domestico, ma soprattutto quando il cibo viaggia lungo la filiera agroalimentare, dalla produzione fino alla somministrazione. E la doggy bag è un imballaggio un po' strano,
a dire la verità, perché non è tutto sommato né un imballaggio primario e neanche un imballaggio secondario, quell'imballaggio che serve per veicolare il messaggio commerciale. È un imballaggio strano perché serve per veicolare un buon comportamento. È un modo gentile, una spinta gentile per iniziare a porsi delle domande, a capire perché io devo portare a casa il doggy bag, perché mi conviene, perché questo prodotto lo posso acquistare il giorno, lo posso consumare il giorno successivo. Lo devo fare perché sprecare non ha senso. Recuperare anche nel consumo domestico è un bene per tutti, è un bene anche per me cittadino, che quello stesso prodotto, la bottiglia di vino, la fetta di torta, la porzione di lasagne, la posso consumare il giorno successivo. Quel prodotto somministrato nel ristorante non può essere venduto nel ristorante, perché intanto è finito nel mio piatto e quindi non può essere dato a nessun altro, nemmeno per solidarietà sociale, ma è un peccato buttarlo via. Quindi il fatto che noi abbiamo un prodotto bello, accattivante, è importantissimo per vincere quella resistenza che purtroppo ancora nel nostro paese c'è, quella vergogna che ci porta a non chiedere quello che abbiamo ordinato, non abbiamo finito di consumare nel ristorante e che può tranquillamente essere consumato il giorno successivo nelle nostre case. E questo ci serve anche per dire un'altra cosa: queste iniziative devono anche essere comunicate, pubblicizzate, e questo è un messaggio importante anche per chi fa comunicazione, perché le abitudini cambiano in modo lento e quindi noi costantemente dobbiamo intanto dare le informazioni giuste alle persone, perché io credo che nessuno, dal ristoratore al consumatore finale, decida di essere uno sprecone. Certe volte lo si fa perché non si hanno le informazioni corrette, per esempio quando non si conosce la differenza tra data di scadenza e termine minimo di conservazione, e allora si sprecano dei prodotti che vengono buttati perché si confonde tutto, come se tutto avesse una data di scadenza. Sappiamo bene che non è così. E allo stesso modo, quando abbiamo dei prodotti cotti, possiamo decidere di non sprecarli, di consumare il giusto, come ha detto il vicepresidente De Idda, perché se noi impariamo a consumare il giusto, allora agiremo anche dal punto di vista della prevenzione. Quindi la legge ha un'importanza in sé, perché fornisce gli strumenti utili, gli strumenti tecnici, per consentire a tutti gli operatori della filiera agroalimentare di fare la propria parte, di assumersi una responsabilità. E questo è fondamentale anche perché quando si parla di recupero delle eccedenze, chi fa impresa ha tanti obiettivi: competere sul mercato, dare un prodotto buono al proprio cliente, creare occupazione, perché questo fanno le imprese sul territorio, ma soprattutto inserire anche temi come la donazione, il recupero delle eccedenze nelle proprie politiche è un bel messaggio. E devo dire che in questo anno di entrata in vigore della legge la differenza si è sentita. Abbiamo delle percentuali numeriche importanti: più 20% di donazioni, più 20% di cibo di qualsiasi tipo, dai prodotti ortofrutticoli al cibo cotto, che quest'anno sono stati recuperati grazie a una legge. E questo vuol dire che è un buon test. Sia nella grande distribuzione che nel 20% è una data. Ho capito. Sì, ci sono progetti importantissimi nati nei mercati all'ingrosso, progetti legati ai prodotti e prodotti sequestrati. La legge ad esempio consente di recuperare i prodotti che vengono sequestrati per diverse ragioni, magari anche ragioni di tipo burocratico normativo. Pensiamo al pescato fuori misura che viene pescato, e la domanda è sempre questa: nel momento in cui abbiamo un'eccedenza, un prodotto buono, sano, sicuro e consumabile, lo facciamo diventare spreco nel nostro consumo domestico e nella filiera agroalimentare, oppure lo possiamo far diventare un bene per qualcun altro, per noi stessi nel caso della family bag o della doggy bag, e per la società e per la collettività nel caso si tratti di recupero per solidarietà sociale. Mi viene in mente, a proposito dell'importanza dell'educazione, dico anche noi più o meno siamo tutti, con un'eccezione, potreste essere mia figlia, ma insomma siamo tutti più o meno di una generazione in cui ricordiamo forse gli insegnamenti che abbiamo ricevuto. Io ho avuto due genitori che mi dicevano, quando andavamo al ristorante, l'uno il contrario dell'altro, perché mia mamma, che è di San Giovanni in Persiceto, mi diceva sempre: guai a te se non finisci tutto quello che hai nel piatto, e mio papà, che era di Ravenna, diceva: lascia qualcosa, perché se no sembra proprio che viene qui con una fame da matti, lascia sempre qualcosa nel piatto perché fai brutta figura.
che è vero, ci sono queste due scuole, cioè quelli che vanno al ristorante non gli piace di finire tutto perché hanno il timore di... nel campo più generale del recupero, del riciclo... Ci sono anche cuochi che non ti permettono neanche di lasciare tutta la propria... certo, io non lo volevo dire, ma insomma... No, certo, lo spaghetto arrotolato così con sopra la cozza, hai finito. Buonissimo, eh. No, dico, nell'ambito più generale del recupero, del riciclo, delle cose, ci sono delle cose che si possono ancora fare che non sono... Che cosa manca? Cosa potremmo anche noi fare come categoria, come mezzi di informazione? Che cosa si può fare di più che non è ancora stato fatto? Ma secondo me certamente si possono fare molte cose in più. Pensate soltanto all'invasione del cosiddetto commercio elettronico. È una straordinaria opportunità, ma che con sé porta però tutta una serie di problemi. E con il commercio elettronico, per esempio, la consegna del cibo a domicilio. Entriamo in un'area nella quale, se vogliamo parlare di riutilizzo, di riciclo, c'è moltissimo sicuramente da fare. E c'è moltissimo da fare dal punto di vista della comunicazione, di fare una comunicazione che sia puntuale. E qui riprendo la proposta dell'onorevole Gadda. Potrebbe essere effettivamente una bella idea quella di lanciare una sorta di concorso per trovare un nome italiano alla doggy bag o family bag, che però, come entrambi i casi sapete, sono di origine inglese. Questa potrebbe essere una grande occasione per mobilitare sia la ristorazione che i consumatori, cioè chi va al ristorante, perché riflettendo e quindi lanciando delle loro proposte hanno anche l'occasione per, io credo, riflettere su vuol dire evitare lo spreco, soprattutto quando riguarda un consumo individuale, in particolare il pasto nel ristorante, e dall'altro può diventare una bella opportunità per capire che non necessariamente dobbiamo usare semplicemente dei termini in una lingua straniera, li possiamo tradurre anche nella lingua italiana senza evidentemente pensare al ventennio, ma certamente la fantasia si può sviluppare da questo punto di vista, perché aiuta in questo caso ad avere un comportamento più sensibile e soprattutto nel caso nostro specifico di cui stiamo parlando oggi a superare quella sorta di come si può dire difficoltà quando si è al ristorante nel chiedere che quello che si avanza lo si può portare a casa. Questo è un passaggio in assoluto centrale in questa partita, perché dalle indagini fatte qual è il motivo per cui nel nostro paese è una pratica poco usata è data dal fatto che chi va al ristorante, non aiutato ovviamente dal ristoratore che non l'ha informato eccetera, ma di per sé si trova in difficoltà, a timore, perché dà l'impressione, come diceva tuo papà, che ha una fame tale per cui che te la porti a casa eccetera eccetera. Fra l'altro, da questo punto di vista l'abitudine certo è anglosassone, però gli anglosassoni, che sono sempre stati attenti all'apparenza, non a caso l'hanno chiamata il doggy bag, cioè ufficialmente dicevano che era per il cane, capito? Perché anche loro in realtà si vergognavano di dire che... Quindi sarebbe anche una bella idea, probabilmente, anche da qui lanciarlo questo concorso. Certo, no, infatti la proposta che ha fatto la Gadda, secondo me, la possiamo sicuramente accogliere. Non so poi come la potremo tradurre operativamente, però anche perché ci vuole, secondo me, un incentivo a partecipare a questa competizione creativa. Però per quello che ci riguarda, come Comieco siamo assolutamente pronti, e io penso con Fipe, visto che abbiamo ormai consolidato un rapporto credo interessante, non è difficile che la lanciamo nel prossimo futuro. Faccio una domanda comune per concludere, anche perché non che è questa, probabilmente sempre parlando di educazione, che è una parola insomma un po' sgradevole alle volte perché sembra sempre che la gente abbia bisogno di qualcuno che gli insegna come fare le cose, però forse un passo successivo, lei ne accennava prima, era una campagna per reinsegnare alle persone a fare la spesa, in questo senso che noi siamo oggetto di messaggi molto contraddittori, perché da una parte abbiamo un contesto come questo dove ci viene detto compra soltanto quello che ti serve,
però siamo anche oggetto di una campagna molto pervasiva ogni volta che andiamo al supermercato, dove ci viene detto compra quattro cose che così spendi di meno. Mia mamma, sempre per citare mia mamma, si è accorta da molto tempo che spende molto meno andare nel negozietto sotto casa perché compra solo quello che le serve. Però probabilmente ci vorrebbe forse anche una campagna paziente per rispiegare le cose che i nostri nonni sapevano e noi ci siamo un po' dimenticati. Allora, oltre ad essere diventati il luogo dove si fa la salute degli italiani, perché a questo punto siamo diventati noi, attenzione al sale in ristorante per gli ipertesi, attenzione a tutta una serie di combinazioni di pietanze, spiega meglio come è composto il piatto, perché poi tutto questo diventa un costo del sistema italiano, perché noi facciamo la salute degli italiani. Non sprecare consente all'economia nazionale di non buttare via quello che non ci possiamo più permettere, ma forse erano la mia generazione, che è prima della vostra, realisticamente, c'era una materia che avevano tutte le mie compagnette di scuola, l'economia domestica, che è scomparsa. Io l'ho trovata in un vecchio libro. Allora, quel tipo di economia domestica il ristoratore può farlo, ma quando consegna il contenitore, si chiamerà Family Bag, si chiamerà in quel concorso, io ho visto qui da me davanti il presidente Stoppani della nostra federazione che diceva sì, facciamolo questo concorso, come diceva lei, su trovare il nome in qualche modo a questo contenitore, noi avremo la possibilità di spiegare come si conserva, perché spesso manca questa informazione. Come si può tenere, dove si deve tenere in qualche modo, quanto tempo si deve tenere, perché è una pietanza che ti è arrivata da consumare per te e devi conservarla e portarla a casa in un certo modo. Quindi quel lavoro che ho detto all'inizio, non solo quell'accenno, ma che in qualche modo è stato raccolto, noi facciamo questo lavoro, di selezionare quelle materie prime che sappiamo che si conservano e non si sprecano, di individuare quei prodotti che sprecano meno, individuare produttori che sono più attenti a non sprecare, perché anche il modo come si produce in questo momento è un elemento importante. La legge può fare, o un'altra legge, o questa legge può fare qualche cosa anche sul fronte dell'educazione, appunto a fare la spesa? Allora, sicuramente la legge è importante, stiamo parlando di una legge, ma nello stesso tempo stiamo parlando di cibo, stiamo parlando di ristorazione. Volevo tornare un attimo sul nome. Noi abbiamo bisogno di imparare anche un po' l'inglese, quindi il problema non è la parola inglese, ma trovare un nome, dare un nome alle cose, significa farle proprie, significa farle diventare ciascuno importante in questo ruolo. Quindi questo progetto, e auspico davvero che possa essere fatto, serve proprio per fare educazione, perché se io trovo un nome vuol dire che faccio mio questo progetto e me ne sento parte, e l'educazione deve partire dai ragazzi nelle scuole. Sono tante ormai le iniziative che si stanno facendo nelle scuole di ogni ordine e grado, ma oggi chi spreca sono anche gli adulti, quegli stessi adulti, anche anziani, che prima invece consumavano e acquistavano in modo virtuoso. Quindi l'informazione deve seguire le persone nei diversi luoghi dove vivono e dove lavorano, al ristorante, dove si divertono, dove trovano un momento di convivialità, ma anche nei punti di vendita. E alcune informazioni, per esempio legate all'acquisto dei prodotti esteticamente brutti, molto spesso noi acquistiamo i prodotti sulla base delle loro caratteristiche estetiche. E non sempre così, perché se la carota non è perfettamente dritta, questa carota può essere utilizzata benissimo per essere tagliata, per fare un minestrone, per fare un qualsiasi altro tipo di prodotto. Ma quel prodotto scartato per motivi puramente estetici e non legati alla qualità e alla salubrità del prodotto, ecco, quelli determinano lo spreco. Quindi le nostre modalità di acquisto e consumo sono importanti, e i media da questo punto di vista rivestono un ruolo fondamentale, perché anche la modalità con cui comunichiamo questi temi è importante. Intanto magari provare a spostare l'asse, non parlare più di spreco ma di recupero delle eccedenze, perché quando parli di spreco ormai non c'è più nulla da fare, perché lo spreco è un rifiuto, deve essere semplicemente buttato e auspicabilmente gestito nella maniera più corretta. L'eccedenza è un'altra cosa, è un prodotto che perde un valore commerciale perché magari nella movimentazione la confezione si è leggermente danneggiata, cade una confezione
da 3 di piselli e se ne danneggia una. Le altre due però sono buone, ma non possono essere vendute dal punto di vista commerciale. Lo stesso vale per i prodotti sfusi, lo stesso vale per il cibo cotto che non viene somministrato o per il pane che a fine giornata non può essere venduto il giorno successivo, ma può essere recuperato, magari congelato, oppure nel caso di altri prodotti può essere messo sotto vuoto e consentire a quel prodotto di durare di più. Quindi la perdita del valore commerciale non significa che quel prodotto perde il suo valore di bene, può diventare un bene per qualcun altro. La legge si occupa del tema della solidarietà sociale, ma il tema dello spreco alimentare è un tema anche assai più ampio, che riguarda anche il fronte della prevenzione. Lo spreco dove avviene? Per circa il 50% a casa del consumatore, per il resto nell'intera filiera agroalimentare, non soltanto nella grande distribuzione come erroneamente si pensa, ma in tutti i luoghi dove il cibo viene prodotto e trasformato e messo a disposizione dei cittadini. Quindi ciascuno ha una sua quota di responsabilità. È una quota di responsabilità che è legata anche alle diverse caratteristiche dei prodotti, perché recuperare il cibo non è uguale. Un conto è recuperare un prodotto in scatola, un conto è recuperare un cibo cotto fresco che deve mantenere la catena del freddo e del caldo. Quindi questo presuppone anche una complessità, una filiera, una struttura organizzativa molto complessa. Quindi la legge c'è. Oggi noi cosa dobbiamo fare? Beh, innanzitutto farla conoscere. Le leggi possono rimanere carta, non rimangono carta nel momento in cui vengono conosciute. Quindi ad un anno dall'entrata in vigore della legge noi dobbiamo diffonderla il più possibile. Più 20% non significa che tutti gli esercizi commerciali, tutti i ristoranti hanno aderito a questi progetti, quindi parlarne in un certo modo spinge in modo gentile a buoni comportamenti e credo che questo possa valorizzare anche poi il lavoro di chi poi questi prodotti li realizza, perché immagino che per un ristoratore, uno chef, ma persino per il cameriere, io l'altro giorno sono stata in un ristorante, una grande catena, che aveva deciso appunto di donare le proprie eccedenze. La cosa che mi è piaciuta di più è stata leggere la soddisfazione dell'ultimo cuoco di quel ristorante che diceva: io sono contento di aderire a questi progetti perché il mio lavoro non deve essere buttato, la mia cura, la mia attenzione nei confronti del cliente è valorizzata nel momento in cui il cittadino se lo porta a casa o nel momento in cui quel prodotto finisce nella tavola di qualcun altro. E credo che sia questa la bellezza di una legge. Una legge funziona perché ha avuto la motivazione di tante persone, perché abbiamo visto tutti la finalità, che è ambientale, economica, ma soprattutto sociale. E poi bisogna fare dei passi in avanti, perché sperimentandola si possono trovare anche nuove vie, nuove agevolazioni fiscali, ed è questo l'obiettivo che dobbiamo fare. Ma dobbiamo avere un quadro certo di regole e poi assieme continuare. Io vi ringrazierei intanto di essere stati, di avercelo spiegato così chiaramente. Mi prendo la, a meno che non ci sia qualcuno che vuole chiedere qualche cosa di preciso su qualsiasi degli aspetti che abbiamo toccato. Se no mi prendo la responsabilità di lanciare la prima proposta sul nuovo nome di questa cosa, che è questa. Vedi i cambi delle abitudini. Adesso è vietato per i bambini che vanno a scuola, all'asilo, portarsi del cibo da casa, quando una volta invece noi avevamo la pietanza che ci portavamo da casa, così come si portava la schiscetta. Schiscetta è un nome che per varie ragioni non va bene, perché è troppo lombardo, troppo dialettale, troppo. Però invece mi viene in mente che io quando andavo a scuola e mi portavo le cose, le portavo nel cestino. Allora secondo me chiamarlo semplicemente il cestino, mi dà il cestino? Secondo me è un bel nome. Poi naturalmente questo è solo, adesso siete voi che dovete fare le altre proposte. Scrivetelo sui giornali, colleghi, e vediamo se salta fuori qualcosa. Grazie a tutti, a Carlo Montalbetti, a Giancarlo De Ida, all'onorevole Gadda. Buon proseguimento.